qui oggi per chiedere delle risposte a dei problemi che in questa città continuano come se nessuno potesse vederli. Ci riferiamo ai problemi fondamentalmente abitativi che stanno mettendo in ginocchio questa città, in particolare per quanto riguarda gli abitanti dell'ex MOI, che sono arrivati qui nel 2011, sono stati buttati fuori dai programmi di accoglienza, a volte con 500 euro, a volte senza neanche 500 euro, e oggi vivono in case costruite per quella che è stata la più grande speculazione edilizia che ha investito questa città. La dimostrazione che l'investimento del denaro pubblico in questa città non risponde ai bisogni e ai sogni dei cittadini, delle persone che vivono il territorio, ma risponde invece a delle esigenze economiche, dei soliti noti, che attraverso questi grandi eventi che popolano questa città continuano a mettere soldi nei loro portafogli, mentre a tutti quanti noi rimane il prezzo di questa crisi da pagare, che significa vivere senza una casa e senza un reddito. E vivere senza una casa e senza un reddito oggi significa vivere senza dignità. È questo che ci stanno negando in questa città, la possibilità di una vita dignitosa. Oggi abbiamo portato il nostro messaggio qui al nuovo presidente della regione, che però non è un volto tanto nuovo in questa città. Adesso un assessore finalmente, dopo 2 ore, ha deciso che era il caso di venire qui a sentire che cosa avevamo da dire, e abbiamo consegnato il nostro messaggio. In cambio abbiamo avuto l'ennesima promessa, cioè che tra giovedì e venerdì ci sarà un incontro per promuovere un tavolo di trattativa per trattare dei temi che ci stanno a cuore, di quelli che ci servono veramente, temi come l'autorecupero, come l'utilizzo del patrimonio pubblico che è lasciato in disuso in questa città. E allora giovedì o venerdì dovremo tornare qui perché siamo stanchi di avere solo promesse, abbiamo bisogno di risolvere dei problemi. Quindi oggi siamo venuti qui a ricordarglielo e torneremo qui, giovedì o venerdì.